Eccomi! Sono pronto! Non mi sfuggi! Perché sono il capitano della squadra! E io sono Shakes! Sai quello a cui piace ficcare il naso negli affari degli altri? Sì! Grandioso! Grazie, Tony! Non parlo di te, Chuck T. Jefferson, ma degli... degli occhiali Technivision. Quelli che hai addosso sono lo strumento ideale per l'allenamento. Posso... caricare i giocatori di ogni squadra e ti appariranno davanti. Ho in archivio anche allenatori, giornalisti e tanti altri. Non lo so, Tony. Sto andando fuori di testa con queste cose. Io... aspetta! Ecco, ora va meglio? Ciao, Tony. Posso provare questi occhiali magici? J.J. Johnson Jr. Ti avevo ordinato di occuparti della disinfestazione! La puzzola non è più un problema, Tony. Ci ho pensato io, tranquillo. Quella puzzona se n'è finalmente andata? Ti assicuro che non la vedrai mai più in vita tua. Forza, ridammi immediatamente quegli occhiali! I Technivision non sono un giocattolo. Si dovrebbero usare per gli allenamenti. O contro gli avversari? Ecco a voi la più grande star di Hollywood. No, davvero, quel poster sarà alto 6 metri. È il Matador. Hai segnato 10 gol in 4 partite. Dimmi, qual è il segreto del tuo straordinario successo? Beh, Elena, per giocare al meglio, devo apparire al meglio. Sorriso smagliante, testa gigante, capelli perfetti e un'arroganza che non ha rivali. E poi il tocco finale, i miei costosissimi occhiali, fatti su misura per me e unici al mondo. Nessuno può toccare i miei occhiali. Sono talmente protetti da copyright che se provassi a costruirne un altro paio dovrei fare causa a me stesso. Dai, sbrigati, El Matador! Il coach ci aspetta! La perfezione richiede tempo! Si fa più dolce lui in un giorno che io in un anno! A quanto pare funziona! Secondo questa rivista, El Matador è il calciatore più amato di tutta la Super League! Che c'è? Li stanno distribuendo gratis sull'aereo! Ma com'è possibile? Abbiamo preso lo strike jet! El Matador è il mio bravo calciator! Tra tutti quanti lui è il miglior. Le mie modifiche hanno funzionato. È una replica esatta dei suoi occhiali. Con l'aggiunta di un po' di magia Technivision, ovviamente. Sono proprio in forma. Penso che segnerò un sacco di gol oggi. Che schifo, pura puzzola. Io qui non ci rimango. Quella bestiaccia! Ma quanto puzza! Giuro che appena riesco a metterti le mani addosso ti faccio... accidenti! I miei occhiali sembrano strani oggi. Gli avete fatto qualcosa voi? Tranquillo, nessuno ha toccato i tuoi occhiali. Non vorremmo ci facessi causa. Ok, ora basta, parliamo di cose serie. Prima di tutto, dobbiamo organizzare la difesa. Si aspetteranno una forte presenza intorno alla porta. Non è giusto! Nella metà campo. Tony, lascia usare gli occhiali che fanno i film persino ai Super Strikers. Non posso giocare con quegli occhiali, però. Forse posso farlo io un film. Sì, comincia! La Technicali ha un attacco veramente forte. Si muovono in tanti e spiazzano gli avversari. Ma se vanno tutti in attacco, la loro difesa rimane scoperta. E noi abbiamo l'uomo giusto per fargliela pagare. Vero, El Matador? El Matador! Sul serio, ragazzi, c'è qualcosa che non va con i miei occhiali. Coraggio, gente! Ora andiamo ad allenarci per la partita! Sì, chissà cosa starà progettando Tony Vern, quello svitato. Primo giorno. C'è una puzza incredibile. Mi sono infilato i calzini di El Matador nelle narici per non sentire l'odore. Non ha funzionato. La prendo io! E invece no! Oh!
potrebbe succedere nella mia prima scena? Il Matador! Eh? Posso farti una foto? Ehi, ma tu per chi lavori? Perché io compaio soltanto nelle riviste più importanti. Code e Codini? Oh, ma certo! Mi raccomando, prendi il mio lato migliore! E stop! Molto bene! John J. Johnson Jr.! Che cosa stai facendo nel mio laboratorio? Oh, ma niente, caro Tony! Che schifo! Ma cos'è questa puzza? Non ho voglia di parlarne, va bene? È il Matador! Ero libero! Scusami, Shakes, stavo per passartela, ma quel giornalista voleva scattarmi una foto per la copertina di Code e Codini. Ma di che giornalista stai parlando? Di quel tipo, proprio là. Eh? Magari gli bastava soltanto uno scatto. Sono sempre stato fotogenico. Beh, comunque, ottimo allenamento, ragazzi. Io vado a fare la doccia. Voi avete visto un giornalista? Secondo quanto scrive la rivista Gossip Inutile, il Matador sta mostrando tutti i segni dell'esaurimento da star. L'ho preso per un amico, ok? Ah sì? E come si chiama? Non è importante. Qui dice che i segnali evidenti di un esaurimento nervoso in corso sono la paranoia... Era convinto che gli avessero toccato gli occhiali. Le allucinazioni. Come il giornalista invisibile di Code e Codini, intendi? Dovremmo aspettarci qualche altra stranezza, quindi. La smania di distruggere stanze d'hotel. Contano anche gli spogliatoi? Che c'è? Mi spiace, il Matador, ma lo facciamo solo per il tuo bene. Di che parli? Di attuare un intervento drastico! Acciuffatelo! Ma quante volte avete bisogno che ve lo ripeta, ragazzi? Un qualche misterioso intruso ha manomesso i miei occhiali, una puzzola ha messo a soqquadro lo spogliatoio e il giornalista mi ha scattato una foto. Negare l'evidenza è un segno di esaurimento da star. Siete soltanto gelosi perché hanno scelto me per la copertina di Code e Codini. Ho controllato. Non esiste una rivista con quel nome. Per forza. La coda di cavallo non si usa più dagli anni Ottanta. Come osi dire questo? Shakes, tu mi credi, non è vero? Bene, vorrà dire che andrò a parlare con qualcuno che sa cosa significa essere una grande star. Ok, abbiamo capito. Beh, è andata bene. Ci penso io, ragazzi. Sbrigati, o non lo raggiungerai. A meno che tu non sappia chi è la grande star con cui è andato a parlare. Ma ci troviamo a Hollywood. Potrebbe essere chiunque. Tranquilli, c'è solamente una grande star a cui è il Matador da ascolto. Oh, è il Matador. È dura essere una grande stella del calcio, ricchissima, incredibilmente attraente e incompresa. So come ti senti. John J. Johnson Jr. Tony non si fida mai a lasciarmi fare nulla. Però adesso che lui non c'è... Ma io credo comunque in me stesso, a prescindere da quello che dicono gli altri. Vai sempre in giro vestito così. Beh, è tornata la moda degli anni Ottanta e così anche lo spandex. Dovresti dirlo anche a North Show. La mia coda è di grande tendenza. A proposito, congratulazioni per la copertina di Code e Codini. Oh, ti ringrazio. Ehi, e tu come fai a saperlo? Lo sai, le voci corrono a Hollywood. Ok, è la mia grande occasione. Cosa serve per fare un bel film? Un po' di dramma? È il Matador, che c'è che non va? Ah, i miei compagni pensano che io sia impazzito. Ma la senti anche tu questa musica? Il dramma è a posto. Che altro c'è? Azione! Dei ninja! E ora che cosa facciamo, John J. Johnson Jr.? Che cosa volete? Siamo gelosi della tua bella coda di cavallo. Daccela subito oppure ne affronterai le conseguenze. Quindi volete la mia coda, eh? Venite a prenderla. Come preferisci. Siamo amici, no? E gli amici non dovrebbero litigare. Giusto, amico? No, pessimo. È il Matador? Siamo preoccupati per te. Non arrabbiarti. Così sembro sua madre. El Matador, all'interno di una squadra deve esserci fiducia. Quello che cerco di dire è che non credo che tu sia...
Pazzo! Shakes! Aiutami, ti prego! El Matador? Non è finita qui, El Matador! La tua coda di cavallo sarà nostra! Shakes, quei ninja malvagi volevano prendere la mia coda! El Matador, dovresti guardare questo. Oh, accidenti! Klaus aveva ragione, sto avendo davvero un esaurimento da star. La partita con la Technicali è domani! Ah, Shakes, che cosa posso fare? Forse è meglio se non giochi. Non dire nulla al coach, ti prego. No, e poi non possiamo buttare via l'opportunità di battere in casa la Technicali. Ah, dai, ce la faremo! Sono ancora il tuo compagno d'attacco affidabilissimo che segna sempre. Andrà bene, vedrai. Grande partita oggi all'Hub Stadium. A quanto pare la Technicali manterrà la solita formazione d'attacco. Ma il Matador sembra in forma smagliante. Non avranno alcuna chance. Allora, Shakes, alla fine che è successo con il fanatico delle docce? Ha capito il nostro punto di vista. Dici che è in grado di affrontare la partita? Ecco. Ciao ragazzi, di che state parlando? Sì, come vi dicevo, sta benissimo. Secondo giorno. La puzza ancora non va via. Ma ho bisogno di rimanere concentrato sulla missione. A noi due ora, El Matador. Si comincia. E sono partiti. Bella mossa, Shakes. E anche molto efficace. Per El Matador è la prima opportunità della partita. È completamente libero. E voi da dove sbucate? Direttamente dal tuo peggiore incubo! Shakes, te la ripasso! Invece di tirare, El Matador passa la palla a un uomo marcato! Quindi funziona! Sono davvero un genio! Sì, mi piacerebbe fermarmi, eh? El Matador! Ero completamente libero! Sì, lo so! Guai in arrivo per i Super Strikers! Ottime giocate da parte dei ragazzi della Technicali! La Technicali segna il primo tiro, mentre El Matador delude nell'intero primo tempo! Non stai reggendo bene sotto pressione. Devo dire al coach che se... Ah, fai quello che vuoi. John J. Johnson Jr. aveva ragione. Devo credere in me stesso a prescindere dalle opinioni degli altri. Aspetta, quando è che l'hai visto? Ieri notte, prima che arrivassero i ninja! Non era reale neanche lui, eh? Se il Matador ha detto la verità sulla puzzola, allora sì. John, chi c'è sulla copertina di Code e Codini questo mese? Ma è il Matador, ovviamente. Cioè, mai sentito parlare di Code e Codini? Io vado, ciao. Oh no, Shakes sa qualcosa sulla Technivision. Devo rimediare. Ehi, credevo che quegli occhiali servissero solo per gli allenamenti. Tony? Perché mai Tony ci avrà chiesto di incontrarlo qui? Tony! Oh, benissimo! Va molto meglio! Che cosa hai fatto? Io nulla, è stata la puzzola! No, sto parlando degli occhiali di El Matador! Pensavo aveste bisogno di un piccolo aiuto per, ti spiego, vincere! No, smettila di lagnarti! Avete segnato! Io voglio guadagnarmeli i miei gol! Ora ascoltatemi! Proprio in questo momento staranno sostituendo El Matador! State calmi, difendete il risultato ed è fatta! Ci sono delle domande? Sì. Che cos'è questa puzza? Mi pare evidente che uno di noi stia affrontando dei seri problemi. Ok, va bene, lo ammetto. Sono ossessionato dalle riviste di gossip. Ho bisogno d'aiuto.
Ma per caso stavate parlando di El Matador? Ragazzi, ho appena visto una puzzola. Che notizia favolosa. Ma non capite? El Matador diceva la verità sul disordine nello spogliatoio. E c'è dell'altro. John J. Johnson Jr. mi ha appena parlato della rivista Code e Codini. Come fa a conoscere una rivista inventata? La conosce perché è stata una sua idea. Mi spieghi che sta succedendo? Ehi, ehi, ma che fai, fratello? Ok, sta calmo, John J. Johnson Jr. Devi parlare con El Matador prima di Shakes. Oh. Cosa? Ciao, El Matador. Ti avviso, non mi sento tanto bene, perciò quando mi rivedrai tra qualche minuto, potrei sembrarti un po' fuori di testa. Conosci le regole, Shakes. Adesso chiamo i miei avvocati. Quindi mi raccomando, tutto quello che dirò, abbiamo bisogno di te nel secondo tempo. Ok, se n'è andato. Tony Vern ha scambiato i tuoi occhiali con delle specie di visori per la realtà virtuale. Quindi non sono impazzito. Riesci a giocare senza gli occhiali? No, coach. Allora dovrò sostituirti. Ma Tony Vern ha sabotato la partita. Vi ha fatto credere che fossi fuori di testa e soprattutto ha toccato i miei occhiali. La prego, mi dia la possibilità di fargliela pagare. Le due squadre scendono in campo per il secondo tempo e il primo a uscire è El Matador. Sono molto stupito dalla sua presenza dopo la performance nel primo tempo. Cosa? Non l'hanno sostituito? Oh beh, El Matador, stai per scoprire di cosa è capace questo congegno meraviglioso! El Matador parte all'attacco! Riuscirà a ritrovare la concentrazione? Per come sta giocando mi stupirei se riuscisse a trovare la palla! Hai superato due giocatori! E allora eccone 10! Cosa farà secondo voi? Passerà la palla a se stesso! Technivision dovrebbe farlo giocare peggio, non meglio! E allora aggiungiamo degli effetti speciali per rendere la cosa più interessante. Nessuno può toccare i miei occhiali. Come faccio a sapere che sei il vero Cool Joe? Se ti dico che non leggerei mai Code e Codini? Sei proprio tu! Ripassamela! Prendi questa, cagnolino! Fantastico! Incredibile! Inafferrabile! Splendida performance! È vero! Le prodezze realizzate oggi da El Matador entreranno negli annali! Come potrebbe peggiorare ancora questa giornata? Ecco come! Amico, è stato il gol più pazzesco che abbia mai visto! Già, meglio un gol pazzesco che essere impazzito! Scusa se non ti abbiamo creduto! No, tranquilli, era tutta colpa di Tony! La diamo una lezione a quello svetato! Beh, Adolescente Dispettoso è un articolo sui 10 modi per vendicarsi di un'ex migliore amica! Non vi preoccupate, ho già in mente un piano per farla pagare a Tony! Venite, gente! Vendo occhiali ultra tecnologici per la realtà virtuale!
Così magari riesco a recuperare un po' di soldi da questi stupidi cosi. Capo, ho trovato delle persone interessate ai suoi occhiali magici. Ah, ma siete benvenuti. Posso sapere con chi ho il piacere di fare affari? Con gli avvocati di El Matador. Vorremmo parlare con lei di violazione del copyright. Ma cos'è questa puzza? Non ho affatto voglia di parlarne, va bene?